Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti e i libri che ho ricevuto nel mese di marzo. Prima di iniziare vi ricordo che come sempre giù nell'info box troverete tutti i link dei libri che vi mostro, sono link affiliati, questo per voi in caso di acquisto tramite uno di questi link non comporta nessun sovrapprezzo, ma a me verrà data una piccola percentuale. Allora, parto con due libri che mi sono stati omaggiati. Il primo libro che mi è stato omaggiato è Quella casa in fondo alla pianura di Davide Bernardin. Questo è un romanzo storico. Ve ne ho parlato nell'ultimo wrap-up, vi lascio il link tra le schede di quel video. I protagonisti di questo libro sono una famiglia di schiavi in America, a New Orleans. Sono ignari però del fatto che la schiavitù è stata abolita da anni. Seguiamo appunto le vicende di questa famiglia, ma non solo, e seguiamo le vicende di New Orleans e anche della Prima Guerra Mondiale e dell'Italia. Un libro che mi è piaciuto moltissimo, nonostante la mole di pagine, perché sono circa 500 pagine, si legge molto molto velocemente, perché la storia è molto appassionante, la scrittura è molto scorrevole, quindi è un libro che assolutamente non si fa fatica a leggere e che vi consiglio, perché veramente è un libro scritto bene e anche interessante. L'altro libro che mi è stato omaggiato è Storia della cacciatrice e l'incantatore, è il secondo e ultimo libro di una trilogia scritta da Samantha Grandotti, un libro che a me è piaciuto moltissimo. Allora, intanto un'edizione super curata con le pagine tipolografiche, le illustrazioni all'interno, curato anche a ogni inizio capitolo, insomma, è veramente un libro curato esteticamente, ma che mi è piaciuto anche nel contenuto. È un dark fantasy con molti riferimenti alla mitologia norrena. Abbiamo licantropi, ma non vi aspettate una roba tipo Twilight. È una storia molto originale, che intrattiene veramente molto, il libro è molto bello. I libri di questa casa editrice, L Dreambooks, per adesso, per il momento, non si trovano, forse solo in ebook, ma non ne sono sicura, perché hanno dovuto cambiare logo, quindi per adesso non si trovano. Comunque vi lascerò poi il link a breve, perché il logo nuovo c'è, quindi a breve usciranno di nuovo i libri con il nuovo logo, però intanto segnatevelo perché questo assolutamente ve lo consiglio. Sempre della stessa casa editrice, visto che appunto stava svendendo tutti i libri perché non potevano più essere venduti con quel vecchio logo, c'era un super sconto e ho acquistato invece che a 18-20 euro, ho preso a 10 euro la panna solo sul gelato. Vi lascio poi un video anche dell'interno di questo libro, un libro che avevo già letto, Music Romance, che a me è piaciuto veramente tanto. Dovrebbe uscire il secondo a breve, comunque anche questa è un'edizione molto curata con delle belle illustrazioni all'interno e la storia mi è piaciuta molto. Passando invece ai libri che ho acquistato. Allora, ho preso tre libri in edicola della collana Storie Meravigliose RBA. Ho preso Cappuccetto Rosso e altre storie. All'interno abbiamo anche Cenerentola, La Bella Addormentata nel Bosco, Barba Blu, Pollicino, Il Gatto con gli Stivali e molte altre. Quindi, insomma, sono storie conosciute. Poi abbiamo Ondina. Queste edizioni sono veramente molto molto belle, lo dico sempre, molto curate, con le illustrazioni, veramente molto belle e non costano neanche molto. E poi ho preso A Est del Sole e A Ovest della Luna e altre storie. Questo qua. Per quanto invece riguarda libri acquistati in libreria, ho preso Sei di Corvi. Io ho la trilogia della Grishaverse, ho letto il primo libro, devo leggere anche gli altri due. Il primo libro mi è piaciuto moltissimo. Voglio leggere anche questa dilogia, ma ho sempre trovato le copie in libreria distrutte e quindi non l'ho mai acquistato per questo motivo. E niente, appena l'ho trovato senza
insomma, diciamo, il tatto ho voluto prenderlo. La scrittura di questa autrice mi piace molto e quindi niente, spero di poter finire presto questa saga. Poi ho preso un libro che ultimamente è stato super chiacchierato e io l'ho preso appena uscito, proprio perché ne ho sentito parlare talmente tanto bene che ho voluto prenderlo. Il libro è Sono contenta che mia mamma è morta. Questo è un libro, un memoir appunto, dell'autrice che ha fatto iCarly. Io non guardavo iCarly perché credo che non sia dei miei tempi, ecco, lo guardava mia sorella, quindi io non lo guardavo, però ho sentito dire che il libro è molto bello, emozionante, scritto bene, appunto è la storia vera dell'attrice, scritto appunto da lei, e quindi niente, ho voluto prenderlo. A me leggere comunque di storie vere mi piace sempre molto, quindi l'ho preso. Ultimo libro, che lo cercavo da tantissimo in libreria, voi non avete idea, non volevo ordinarlo perché volevo prima vederlo, non volevo prenderlo sciupato, ecco, Odissea. Questo qua è della collana Classici Liberati, Blacky Edizione. È un libro molto grosso, ma super curato all'interno. Abbiamo delle illustrazioni, ha il segnalibro, è veramente tanto curato. E che cos'è? Perché io ho l'Odissea, l'ho già letto, e questa è praticamente l'Odissea scritta in prosa, ma all'interno abbiamo anche Il canto di Penelope di Margaret Atwood, che è la stessa autrice del racconto dell'ancella, che io ho letto entrambi i libri e mi sono piaciuti molto, quindi Il canto di Penelope mi mancava e ho voluto prenderlo, volevo prenderlo, e così ho due libri in uno. E poi abbiamo anche altre varie cose dentro, di commenti, insomma abbiamo varie cose. È un libro molto molto interessante che costa 26,90 euro e che assolutamente vi consiglio, veramente molto curato, bello, interessante. Abbiamo anche molte note ai lati delle pagine e niente, devo ancora leggerlo, però intanto vi dico che è veramente molto 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 curato. Bene, quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto nel mese passato. Fatemi sapere se avete letto qualcosa che vi ho mostrato o se avete dei consigli da darmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!